primo ad accogliere i viaggiatori in arrivo a Stromboli è lui, Mario Cusolito, volto conosciuto ormai dagli amanti di quest'isola, è difficile da dimenticare. Capelli e barba fluenti, viso segnato dal tempo e fisico che invece denuncia la sua vera età. Mario ha 63 anni, tutti vissuti a Stromboli, dividendosi tra il lavoro di ormeggiatore e la passione per la pittura. Fra una nave e l'altra, mollo la nave, vengo qua, prendo i pennelli, incomincio a pitturare, ricomincio ad andare alla nave, ritorno, tutta quanta la vita è così, diciamo. Un bel via vai, eh? Un bel via vai. Bel tempo, brutto tempo, lei è sempre qualsiasi lì sul molo. È meglio quando c'è cattivo tempo. Perché? Perché così mi diverto di più, c'è più atmosfera, più qualche cosa di diverso, più salsedine che passa sia nel viso e che ti dà la sensazione di fresco, di qualche cosa speciale. Lei è nato e vissuto sempre a Stromboli, non è mai andato via da qua? No, andato via no, ma qualche po' di tempo, non so, una settimana massimo, dopo devo rientrare, devo riacquistare di nuovo l'adrenalina, ma altrimenti come sto in una città, figurati. Non ci starebbe mai? È difficile, più di un mese non posso stare, poi ho bisogno del mare. Forse se fosse a qualche parte che c'è il mare, magari che mi lascia l'opportunità di farmi il bagno la mattina, può essere pure che... Però un'isola è un'isola, non c'è niente da fare. Il famoso bagno della mattina a cui non rinuncia mai, anche no, lì, no, bel no, tempo, no, brutto no. Tempo... Sempre. Una volta c'era la neve sulla montagna, mia moglie dice tanto oggi non ci vai a fare il bagno e sono venuto in mutanda a casa, perciò figurati. No, no. Da 43 anni Mario è sposato con Angela, ha due figli ed è anche nonno. Una vita la sua intensa e ricca di incontri eccezionali. Con il suo lavoro è comunque a contatto con tantissime persone che arrivano su quest'isola. Quali sono stati i personaggi più bizzarri, che si ricorda di più, che l'hanno colpita di più? A me che mi ha colpito di più è Ingrid Bergman, che avevo 6 anni quando loro giravano il film Stromboli e praticamente ero tutto biondo biondo e lentiginoso. Lei? Io, sì. E allora quella mi ha preso per un nordico e mi teneva sempre per mano quando non lavorava. Lei qual era questo qua? Beh, penso fosse questo. Perché sai, da biondo dopo mi tagliavano sempre i capelli. Ecco perché adesso l'hai lasciato con queste chiome. Adesso non me le taglio più, figurati. Ma allora sai quando mi acchiappavano? Rapato a zero. La Bergman le regalava le caramelle? Sì, mi dava qualche caramella, qualche cosa. Ma poi potevo prendere tutto, potevo mangiare, fare. Dovevo stare con lei, diciamo, sia quando lavoravo che quando non lavoravo. Poi a un certo punto io mi seccavo, me ne andavo al mare. Potevo fare il bagno anche da piccolo, sai? Com'è questo rapporto che ha una persona come lei, che è sempre vissuta a Stromboli, con questo vulcano, con Iddu? Ah, come Iddu è l'unico, diciamo, essere animalesco che noi lo consideriamo, diciamo, una specie di divinità. La mattina prima ringraziamo a Dio, poi guardiamo se va bene il vulcano, che non fa bizze, allora si continua a lavorare tranquilli. Ma è vero che avete un rapporto particolare, che potete sentire in anticipo alcune cose che avverranno? Sì, quando per esempio deve ruttare o deve fare uno scoppio abbastanza grosso, già lo sentiamo. Non diciamo niente ai bambini, continuiamo normale. Aspettiamo che viene questa cannonata e poi finisce là. Paura mai? Paura non bisogna dire non ci abbiamo paura, la paura c'è sempre, però sai, uno che è abituato già è diverso di quello che non è abituato. Lei ha mai pensato di lasciare quest'isola? Ma io non manco per il sogno lascerei quest'isola.